Sono Riccardo Quadrano, dall'altra parte c'è Sergio Martelli, siamo insieme fino alle 7, poi arriverà Circo Massimo. Allora, restiamo in Brianza, perché poco fa abbiamo parlato della sindaca di Lentate sul Seveso, delle celebrazioni del 25 aprile. A Monza la polizia nelle ultime ore ha arrestato 6 giovanissimi ragazzi appena maggiorenni con l'accusa di rapina, omicidio e con delle tecniche utilizzate per queste attività criminali legate in qualche modo ad un videogioco che si chiama GTA, che sta per Grand Theft Auto, di cui ciclicamente si torna a parlare per la sua violenza innegabile, che può addirittura generare emulazione, come è stato sottolineato da queste notizie di cronaca. Ma è davvero così? Noi lo abbiamo chiesto al professor Giuseppe Lavenia, che è uno psicologo e psicoterapeuta, tra i massimi esperti di dipendenze tecnologiche e cyberbullismo. Davvero, professor Lavenia, si può passare dal joystick alla realtà per quanto riguarda queste violenze? Le ricerche scientifiche dicono che i videogiochi, anche molto aggressivi, in realtà non inducono particolarmente l'aggressività, ma sicuramente quello su cui bisogna riflettere è che c'è tutto un concetto invece di emulazione che viene attivato, cioè i ragazzi imparano per imitazione. Quindi un gioco come GTA, che tra l'altro è sopra i 18 anni, andrebbe usato in età adulta, in realtà molto spesso che sta in età giovanissima, e in questo videogioco, per chi lo conosce un po', può fare di tutto e di più. Sì, diciamo che sono delle missioni e delle sottomissioni in cui si devono e si possono rubare delle automobili, c'è anche affrontato il tema in qualche modo della prostituzione, della droga, degli inseguimenti, delle rapine. È un videogioco forte, onestamente. Guarda, è molto molto forte, c'è il tema della sessualità, ripeto, anche in maniera esplicita. Ho seguito ultimamente proprio un ragazzino di 13 anni che era rimasto, diciamo, particolarmente colpito da alcune immagini che aveva visto nel videogioco, è iniziato a parlare improvvisamente di tematiche sessuali che fino a quel momento non aveva mai affrontato con i genitori, e ha iniziato a chiedere queste cose. Ecco, i genitori, la cosa che a me stupisce sempre è che si pongono la domanda non prima di regalare un gioco che magari non è adatto all'età, ma si pongono la domanda sempre dopo. Quindi bisogna un attimino essere noi un pochino più attenti, perché la distanza che c'è fra noi e i nostri figli dal punto di vista digitale molto spesso diventa distanza poi relazionale, e quindi su questo dobbiamo stare molto attenti. Responsabilità, professore. Allora, i venditori dovrebbero essere più oculati, perché come lei poco fa diceva, questo videogioco è assolutamente vietato ai minori di 18 anni. Il controllo da parte dei genitori come può essere esercitato sui ragazzi che evidentemente possono giocare a questo videogioco, no? Perché c'è una sorta di contraddizione: se sono maggiorenni potrebbero dire faccio di testa mia e chi se ne frega. Ecco, come si può intervenire in questo senso da genitori? Beh, da genitore, io lo sono, molto spesso si può giocare anche con i ragazzi o parlare di quel mondo lì con i ragazzi. È come quando il ragazzo utilizza il cellulare e noi genitori non ci chiediamo mai come va la loro vita online, e ci pensa tanto tempo del tempo dei nostri figli, ma anche del nostro tempo lo passiamo online, eppure non chiediamo mai come va quel pezzo di vita lì. E la stessa cosa si può fare con i videogiochi, cioè dare delle regole ferme, perché anche a 18 anni si possono dare delle regole ferme, informarsi, cioè parlare con loro, giocare con loro, perché in realtà io le dico che i ragazzi hanno voglia comunque raccontarci quel mondo lì, che sia un gioco o che sia appunto un social. Tecnicamente parlando, può essere un problema il fatto che adesso questi videogiochi possano girare anche su dispositivi che molto spesso sono fruiti soltanto dai ragazzi, cioè i telefonini, i tablet, perché un conto è la console che è a casa, quindi lì il controllo dei genitori può essere sicuramente più semplice. Fuori è un po' più complesso. Sicuramente il mobile amplifica i rischi. Una cosa che secondo me non bisogna sottovalutare è che tutto quello che, soprattutto la messaggistica, ma anche i giochi, sono basati su un principio della ricompensa, cioè bisogna fare appunto delle attività poi per ottenere dei benefici. Questo è un meccanismo che comunque innesca, anche da un punto di vista fisico, si chiama meccanismo dopaminergico, cioè attiva la dopamina. La dopamina è un neurotrasmettitore che si attiva quando noi appunto attendiamo un risultato. Ecco, lei provi a pensare quante volte questa dopamina si attiva, per esempio quando attendiamo un messaggio su Facebook o su Instagram o in un gioco. Quindi molto spesso questo meccanismo dopaminergico, che è il meccanismo che sta alla base di quasi tutte le dipendenze, le tossicodipendenze, si attiva anche attraverso anche i giochi online. Come dire, il mobile amplifica il rischio di attivare un meccanismo poi compulsivo.